Ciao! In questo video vedremo come fare a programmare un micro AVR Atmega con un programmatore USB e poi vedremo come pilotare in modo veloce un display a 7 segmenti con solo 10 righe di programma. Per programmare il micro io ho usato questo programmatore qui che si chiama USB AVR, che è stato creato da Thomas Fischl, ti lascio il link in descrizione, dove puoi trovare i driver per Windows e tutti gli schemi e firmware se lo vuoi realizzare. Lo puoi trovare anche su AliExpress a pochi euro, 3-4 euro. Lo schema è questo. Quello su AliExpress non ha queste resistenze qui, le puoi comunque aggiungere, sono resistenze 270 ohm in serie all'uscita del programmatore. Queste sono realizzazioni fatte da altri. Le connessioni sono queste, servono 4 segnali, il MOSI, il MISO, il RESET e il CLOCK, vanno collegati in questo modo. Questo qui è questo connettore, poi ti faccio vedere esattamente nella breadboard come ho fatto a collegarlo. Un'altra cosa che devi sapere è che all'interno del microcontrollore ci sono dei fusibili che determinano il funzionamento. Normalmente si possono anche lasciare di default se non si fanno modifiche, ad esempio al clock interno. Ci sono questi siti qui che ci aiutano a calcolarlo. Uno è questo, trovi il link in descrizione. Uno è questo, probabilmente ce ne sono altri. Selezioni il tipo di micro e già qui ti esce come devi andare a settarli. Per settare questi bit qui puoi usare il programma AVR Dude, che è questo, lo puoi scaricare da qui, o meglio ancora l'AVR Dudes, questo qui. Qui si programmano i fusibili, i fuse, non sono veri e propri fusibili perché si possono riprogrammare, il fusibile quando brucia, il fusibile normale quando brucia non si può più riprogrammare, sono fusibili diciamo elettronici. Si seleziona il programmer qui e il micro qui. Per programmare il fuse basta impostare questi 4 codici e fare un write. Si possono programmare anche durante la programmazione facendo set fuse e fare program qua, ma è meglio fare solo la programmazione di fuse una volta sola. Ritorniamo a vedere il calcolatore. Di default, ad esempio, c'è impostato l'oscillatore interno a 8 MHz, quindi se è necessario cambiarlo devi intervenire sul fuse. L'altra cosa che probabilmente puoi avere necessità di cambiare, che ho cambiato io perché i timer non contavano giusto, perché qui viene diviso il clock internamente per 8. Io ho fatto questa modifica, ho tolto questo, infatti qui è cambiato il low byte perché di fuse ce ne sono 4 byte da impostare, si chiamano low, high, extended e l'altro è il lock byte, sono 4 byte da impostare. Ritorniamo qui, quindi di default abbiamo detto è così, quindi è un 62, io l'ho impostato a E2, E2 di 9 FF, come ti ho messo qui E2 di 9 FF ed FF anche l'ultimo. In pratica rispetto alla programmazione di fabbrica bisogna cambiare solo le due, bisogna proprio andarlo a scrivere a mano, oppure qua si può andare a mano a selezionare i bit height fuse, low fuse, clock divide 8 1. Qui sono al contrario, 0 vuol dire che è attivato e 1 che è disattivato, lo dice anche da qualche parte qua. Remember, programmed uguale 0, unprogrammed uguale 1. Ci pensa già lui a invertirli, non devi farlo tu. Ad esempio questo qui che è lock byte, che sono tutti a 0, vedi che è FF, perché sono già invertiti. I byte sono 4, il primo byte si chiama low, il secondo si chiama height, il terzo extended e il quarto lock byte. E li vedi qua, LHELB. Attenzione al lock byte, perché se fai cose sbagliate qui il micro lo prendi e lo butti. Infatti se viene programmato il bit 0, mi pare, adesso lo vediamo, come future programming disable, quindi bit 0, non puoi più riprogrammarlo, lo programmi solo una volta. E quindi attenzione a toccare questo qui, che serve per bloccare il micro in sola lettura. Qui ci sono tanti modi per bloccarlo, si possono bloccare più cose. Ci sono altre cose interessanti, ad esempio abilitare, disabilitare la programmazione in circuit, questa,
Quindi dopo aver impostato i fusibili del nostro microcontrollore possiamo caricare il programma anche con il nostro LED micro senza problemi. Nel video successivo ti farò vedere come impostare LED micro per fare questo call flash MCU in automatico, quindi programmare il micro direttamente. Adesso vediamo l'esercizietto del display. Il display dentro è fatto in questo modo. Io ho usato un display a catodo comune, esistono ad anodo o catodo comune, quindi con il più comune o col meno comune. Siccome qui il micro ha un'uscita positiva, ho usato un anodo comune, quindi gli anodi di tutti i LED che ci sono dentro sono collegati al GND. Questo qui è visto dall'alto, questi qui sono i vari segmenti, sono collegati con una resistenza in serie da 470 ohm a questi pin del micro. E anche qui vedete, ho scritto la A dove va, segmento B dove va, C, D, E, F, G. Ho usato queste porte qui del micro. Il micro è stato portato a più 20 e 7, GND 8 e 22. Dopo ci sono due pulsanti collegati in quel modo qui. Attenzione quando si fanno i pull down a mettere una resistenza seria, anche se non serve, perché se per caso programmi con l'uscita qui come output, premendo il pulsante distruggi il microcontrollore. Quindi questa qui è una resistenza di protezione, questo è il pull down. Quindi fatto il collegamento, passiamo alla spiegazione del programma. I due pulsanti fanno andare due counter, l'istruzione è questa, istruzione counter, c'è il counter up, il counter down, dopo ce ne sono altri due che adesso non vediamo. È un contatore che all'inizio ha un valore 0 e viene incrementato dal pulsante. Cliccando due volte sul counter gli si dà il nome al counter, io ho detto counter 1 ma posso dargli anche un nome indifferente. Dopo gli si dà lo start, il minimo valore, che questo parte da 0 fino a 9, dopo 9 torna a 0, perché gli ho detto io di far così potrei contare anche numeri più alti. Quindi con un pulsante conteggio che incrementa vado a usare il CTC e col pulsante decrementa il CTR. Dopo uso questa istruzione qui che si trova dentro display, insert 7 segment font converter. È un convertitore da display 7 segmenti a font. Lui ha dentro una tabella che per ogni numero o lettera sa cosa buttare fuori sul display a 7 segmenti. Di configurazione ha il nome, il sorgente che è il nostro C1 e se è a catodo o anodo comune. Dopo qui vado a fare un bitwise AND, quindi è un AND bit per bit con il valore e una comparazione. Andiamo qui a vederla come funziona. Lui quindi ha dentro una tabella che per ogni numero ha assegnato un valore. Ad esempio per il numero 0 c'è dentro il 63 decimale nella tabella. 63 decimale cosa vuol dire? Che in binario è questo. Se io prendo la calcolatrice, la porto in programmatore e ci scrivo 63, in binario ci sono i primi 6 tutti a 1. Questo qui è il meno significativo, peso minore, LSB, e l'MSB è quello con peso maggiore. Bisogna fare quindi un bitwise AND con un peso 1, si chiama peso, infatti qui vediamo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, vengono fatti tutti questi AND, perché poi il risultato va comparato con il peso è portato fuori all'uscita dei segmenti. Quindi facendo un AND con 1, 1 per 1, 1, quindi ci rimane 1. 1 per 0, qualsiasi numero moltiplicato per 0 fa 0, quindi tutti questi rimarranno 0 e qui rimane 1. Quindi la comparazione con il peso 2 e 1 sarà 1 fino a qua e 0 in quel punto qui, perché 0 per 0 fa 0. L'uscita del segmento A, quella con peso 1 è la A, vuol dire che la A andrà a 1, la B è a 1, il C è a 1, il D e F. Quindi i segmenti accesi sono A, B, C, D e F, che è lo 0. Andiamo a vedere un altro così chiariamo un po' il concetto, perché non è semplice da spiegare. Il numero 1 è un 6 decimale della tabella, che in binario è questo. Il 6 decimale in binario lo vediamo così. Facendo un AND per i vari pesi, quindi il peso 1 ha risultato 0, che portato fuori nel segmento A tiene il segmento A spento. Questi sono tutti gli AND con i pesi,
A1 ci sono solo questi due, che corrispondono al segmento B e al segmento C. Il B e il C saranno accesi, tutti gli altri spenti. Facciamo un terzo esempio che ho preparato. Il numero 2 che corrisponde a 91, dopo gli altri sono tutti uguali se vuoi provare. 91 decimale sono 1 tutti questi bit qui, che facendo l'AND con i vari pesi portano a 1 questi bit qui, che fanno accendere il segmento A, il segmento B. Il C resta spento perché il peso 4 è 0, il D, l'E e il G. Quindi il numero 2 avrà la A, la B, la G, la E e la D. Fa così. Rimangono solo spenti l'F e la C. Infatti se vado a vedere la F è a 0 e la C è a 0. Spero che il concetto sia chiaro perché è parecchio difficile da spiegare. Lo vediamo anche qui. Sto accendo il simulatore così te lo vedi. F7 ed F8. Il valore del contatore è 0. E tutti questi segmenti qui sono accesi perché il risultato della comparazione con il peso 1 è 1, quello del peso 64 che vediamo qui è 0, quindi non si accende. Se io li cambio valore, quindi incremento di 1 il contatore è andato 1, il display ha uscita 6 come tabella, questa qui, e si accende solo il segmento B e il segmento C come abbiamo visto prima. Se incremento ancora, il valore del contatore è 2, il valore della tabella è 91, come vedi qui, e fa accendere tutti i segmenti meno il C e la F, come abbiamo visto qui sotto prima. Andando avanti, vedi i segmenti che cambiano. Questo decrementa e questo incrementa. Adesso te lo faccio vedere in pratica sulla breadboard. Eccoci qui, questo qui è il programmatore di cui ti parlavo, l'ho protetto con dello scotch, questo qui è l'adattatore per l'in-circuit, che io l'ho rifatto con le resistenze da 220 ohm che mancavano, ho messo anche degli interruttori per interromperlo, nel caso servisse interromperlo. Adesso ad esempio è alimentato dalla USB dal programmatore. Il mio display con le resistenze, questi due sono i pulsanti incrementa decrementa, schiacciandoli 2 3 4 5 6 7 8 9 e 0. Questo decrementa e questo incrementa. Lo schema è quello che ti ho fatto vedere prima. Nel prossimo video ti farò vedere come impostare il programma per programmare direttamente il micro senza usare un programma esterno. Non mancare, ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!